Amici di Televallata, questa mattina siamo sulle colline di Castel del Rio per documentare l'importantissima opera di monitoraggio del lupo e di altri animali selvatici che in questo momento alcuni volontari stanno svolgendo. Non è la prima volta che vi parliamo di questo, adesso questa attività è ripresa in maniera più strutturata e organizzata e abbiamo qui appunto Alessandro Magnani di Enduro Motor Valley che ci parlerà di questa importante attività. Intanto chi sono i volontari che concorrono a questa operazione? Abbiamo con noi il gruppo Enduro Motor Valley al completo che dà una mano e sostiene economicamente questo progetto. Di fianco al gruppo Enduro Motor Valley c'è sempre il gruppo Gli Artigli del Leone di Ravenna, che oggi è rappresentato da Giampaolo Pezzi, che segue con noi con la moto il posizionamento delle videotrappole, le carica, le scarica e sistema l'ambiente attorno ad esse. Abbiamo saputo in questi giorni che abbiamo anche il sostegno del gruppo cacciatori di Castel del Rio, rappresentati da Valerio Paolini, ci sostengono economicamente, grazie a loro abbiamo potuto acquistare due videotrappole nuove, complete di tutti gli accessori, che economicamente è stato sicuramente un impegno grosso e di questo li ringraziamo molto. In più sfruttiamo spessissimo l'agriturismo qui lululato di Obici Walter, che è un po' il nostro quartier generale, e punto di riferimento per le partenze delle nostre escursioni sulle tracce dei lupi e per piazzare le videotrappole. Questo è il gruppo di lavoro. Noi facciamo riferimento alla Regione Emilia-Romagna, il nostro referente in Regione è il biologo dottor Lorenzo Rigacci della Regione, che ci dà le disposizioni su tutto quello che dobbiamo monitorare, le zone che dobbiamo tenere sotto controllo per capire la presenza dei lupi e il movimento dei lupi, la presenza dei cani vaganti e un po' di tutti i selvatici, perché ovviamente ci capita di riprendere tutto quello che c'è, dai cinghiali agli istri, caprioli e quant'altro. In più facciamo anche un servizio di trade union fra le istituzioni, cioè la Regione Emilia-Romagna e gli allevatori, partendo sicuramente da quelli che hanno avuto già qualche danno, ma prima o poi arriveremo a contattare tutti. La Regione ci ha messo a disposizione questi lampeggiatori, che sono dei dissuasori, cioè tengono lontano il lupo o anche eventuali cani vaganti, posti e posizionati sui recinti che contengono pecore e capre, ovini in genere o comunque animali d'allevamento, fanno sì che il lupo se ne stia lontano, perché vede ovviamente questa luce potente di notte lampeggiare e ne ha timore e se ne allontana. Questi li stiamo distribuendo ai vari allevatori, soprattutto nelle zone più a rischio e nelle zone dove noi facciamo il monitoraggio. È molto apprezzato, perché l'allevatore in questa maniera si sente meno solo, si sente meno vittima di aggressioni e soprattutto ha la percezione che le istituzioni siano al suo fianco. Speriamo nei prossimi mesi, con l'ausilio anche di personaggi importanti a livello scientifico, abbiamo il veterinario, il dottor Matteo Papa, abbiamo un fotografo naturalista di grande fama che segue questo progetto, di avere dei bei risultati da portare, che ci possano far capire bene com'è la situazione attuale, come si stanno muovendo, come si stanno riproducendo i lupi, se si riproducono nella nostra zona, che non è detto, e eviteremo comunque aggiornati di tutto. Walter Obici, titolare dell'azienda faunistico-venatoria Montecappello e dell'agriturismo lululato che sorge sulle colline di Castel del Rio immerso nel verde. Allora, qual è la tua esperienza rispetto all'avvistamento dei lupi e in generale degli animali selvatici? Beh, diciamo che noi quando abbiamo fatto l'azienda faunistica abbiamo iniziato un percorso di monitoraggio della presenza degli ungulati, quindi dei cinghiali, dei caprioli, e per fare questo abbiamo creato un certo numero di altane o capanni di osservazione.
Nei primi anni abbiamo notato che il numero dei caprioli superava su 550 ettari, che è l'estensione dell'azienda faunistica, era di circa 120-130 caprioli. Poi via via, nonostante noi abbiamo rispettato i piani di prelievo suggeriti dall'ISPRA e quindi autorizzati, i caprioli hanno cominciato a diminuire, fino ad arrivare drasticamente a quest'anno, dove abbiamo censito 37 caprioli. Questo dopo 5 anni che noi abbiamo l'azienda faunistica. Per fare questo, utilizzando le altane, utilizzando una serie di monitoraggi con videotrappole, stiamo cercando in collaborazione con i ragazzi dell'Enduro Motor Valley di capire le ragioni e i motivi di questa improvvisa diminuzione dei caprioli. Ovviamente noi abbiamo trovato alcune carcasse di animali, di caprioli uccisi, però riteniamo che molti di questi si siano spostati, cioè c'è qualcosa nell'ambiente che li disturba, quindi loro cosa fanno? Cercano zone più tranquille dove non sono disturbati. Il nostro pensiero è che sia la presenza anche del lupo che crea questo. Perché? Perché abbiamo avuto modo, intanto, tramite qualche avvistamento così un po' sporadico, perché poi non è un animale che si lascia vedere molto facilmente, però poi con alcune videotrappole siamo riusciti effettivamente a riprenderlo. Poi la cosa più curiosa è che recentemente l'ho ripreso nell'orto dell'agriturismo, quindi questo è che, come potete vedere, lì c'è la videotrappola e il lupo è venuto a vedere se c'era qualcosa da scavare. Perché cosa abbiamo fatto? Noi, avendo l'allevamento dei cinghiali, abbattuto alcuni cinghiali, avevano un bel trofeo, per cui volevamo utilizzare questo trofeo per fare degli scudetti. La maniera migliore era prendere la testa del cinghiale e seppellirla per circa 7-8 mesi. Per cui cosa ho fatto? L'ho seppellita nell'orto. Un giorno vado a controllare l'orto, manca una testa. Ma chi è che si è preso questa testa? Incredibile. Per cui ho piazzato la videotrappola e dopo pochi giorni ho visto che il lupo veniva a vedere se ce n'erano delle altre. Poi la cosa molto simpatica è stata 15 giorni fa, la sera, verso le 11 di sera, ho sentito i cani che abbaiavano, ho aperto la finestra e si sentivano 2-3 lupi ululare nella zona della crocetta, che è praticamente dove ci sono quelle acacia in fiore laggiù. E quindi ho avvisato subito anche gli altri ragazzi e stiamo, diciamo, piazzando videotrappole nella zona per cercare di vedere effettivamente quanti sono questi lupi. La sensazione che io ho, l'esperienza che io ho, è che i lupi siano non stabili, stabilmente in questa zona. Magari si spostano per un mese, sono qui, poi si muovono in altre zone. Questo non so se è vero o se è sarà verificato, però è certa la loro presenza, questa è la situazione. Matteo Papa, responsabile scientifico di questa importante operazione del monitoraggio del lupo, veterinario, a che punto siamo con la raccolta dati? Cosa avete scoperto sostanzialmente? Siamo ancora un pochino indietro con la raccolta dati, perché diciamo che la forma ufficiale organizzata del nostro progetto è un po' agli albori. Prima col dottor Magnani l'abbiamo fatto, ma eravamo pochi intimi. Adesso sta iniziando a diventare abbastanza importante, quindi fototrappole, videotrappole, wolf fouling, che faremo nel periodo adatto intorno a luglio, e la raccolta di tracce, anche di feci come questa, che ci danno idea di quello che l'animale mangia e di quelle che possono essere le predazioni. E in questo caso probabilmente un capriolo, qualcosa del genere. Ovviamente troviamo i pezzi oppure i peli. Qui sono state trovate molte marcature anche intorno proprio all'azienda faunistica. Stiamo iniziando a capire più o meno quanti animali ci sono nella zona, e il nostro obiettivo appunto è quello di capirlo sia per titolare l'animale, ma anche per tutelare gli allevatori e capire quanti animali effettivamente ci sono e quanti danni possono fare, però in maniera scientifica per quanto è possibile, anche grazie all'aiuto appunto di questi monitoraggi. Marco Maccarelli, il fotografo e anche un po' l'informatico del gruppo, se così vogliamo dire. Allora, che cos'è una videotrappola? Spieghiamolo anche a chi non lo sa. Videotrappola è questo sistema che permette di acquisire immagini, ovviamente senza la presenza dell'uomo. Noi le attacchiamo agli alberi in punti, diciamo, strategici, dove magari abbiamo trovato impronte. Abbiamo visto comunque segni di passaggi di animali selvatici e
anche di fatte, di lupo. E niente, lei registra, ha dei sensori di movimento, quindi tutto quello che passa davanti alla videotrappola, parte la registrazione, filmate da 15-20 secondi, anche di notte col sistema infrarosso, dove però abbiamo solo immagini in bianco e nero. Adesso col sostegno del gruppo Castel del Rio abbiamo preso videotrappole che registrano a colori anche di notte. Quindi immagini sempre più nitide. Cosa avete catturato finora? Per adesso abbiamo catturato 5 lupi nella nostra vallata. Uno qui nella zona di Castel del Rio, dell'Ululato, uno nella zona di Fornione e 3 lungo la Vena del Gesso, zona Campiuno, che comunque vanno anche nella Valsegno. Catturati ovviamente con l'obiettivo, e si suppone che siano lupi diversi che si aggirano, non so, per le nostre vallate, sono sempre gli stessi? Quali considerazioni sono state fatte finora? No, i lupi non dovrebbero essere gli stessi, non sono stanziali, diciamo che sono due singoli qui da noi, e il gruppo, diciamo, di Campiuno sembrerebbe un piccolo branco, una piccola famiglia. Quelli sono più stanziali, ma in questo periodo, perché poco tempo fa c'è stata la nascita dei piccoli dell'anno, probabilmente adesso spariranno e non si vedranno più magari per alcuni mesi. Sono dei cartelli con cui segnaliamo la presenza delle nostre videotrappole, perché spesso e volentieri capita che vengono rubate. Adesso abbiamo avuto un'ottima risposta con questi cartelli, le videotrappole non sono mai state toccate, in quanto, diciamo, tutti i gruppi di cacciatori della zona sono a conoscenza del monitoraggio del nostro gruppo e diciamo che non vengono più toccate, quindi siamo molto contenti per questo, che le videotrappole costano abbastanza. Ciao GP, il sentiero che abbiamo pulito quest'inverno è tutto pulito, tutto a posto. Perfetto. Con le ultime piogge non ci sono stati danni, quindi tutto regolare. Molto bene, molto bene. Hai tolto le schedine dalle videotrappole? Sì, ho cambiato le schedine. Tutte e due? Sono curioso di vedere le novità, perché secondo me ci sono molte impressioni dentro. Molto bene. Queste le tengo io che ci guardo, poi ti riferisco. Poi, se c'è qualcosa, certo, di buono, mandiamo tutto a Maccarelli e a Matteo, che fanno loro l'archivio delle nostre immagini. Adesso okay, cambiamo le schede, anche le due videotrappole qui. Ok, io vado a vedere intanto le altre. Perfetto, molto bene. Valerio Paolini, rappresentante dei cacciatori di Castel del Rio, voi state sostenendo molto questo progetto anche in termini economici, perché avete appena acquistato due videotrappole che saranno sicuramente utili per questa operazione. Allora, per quale motivo avete scelto di appoggiare questo progetto? Perché questo progetto è così importante? Certo, allora noi come gruppo cacciatore abbiamo subito accolto molto volentieri la richiesta di Alessandro, quella di partecipare a questo monitoraggio, perché essendo frequentatori delle campagne siamo stati fra i primi a venire a contatto con questa nuova realtà di questo super predatore che per forza di cose entra un pochino in sovrapposizione con le nostre attività, diciamo. E è fondamentale questo monitoraggio, perché si fa presto gridare lupo a lupo, però in realtà magari nelle campagne ci sono anche altre realtà che subito possono essere confuse con la presenza del lupo. In realtà bisogna essere consapevoli di quello che si va a ritrovare nelle campagne, come ad esempio la presenza di cani inselvatichiti o cani selvatici, o anche, diciamo, gruppi di cani che la sera si organizzano e vanno a fare le loro scorribande, facendo dei danni alla selvaggina e al bestiame di allevamento, naturalmente. Inoltre va detto che i cacciatori in futuro dovranno essere sempre più istruiti e responsabili, e là dove c'è conoscenza c'è razionalità e quindi responsabilità. E infatti tante volte si confonde proprio il lupo con il cane inselvatichito, e spesso il cane inselvatichito è anche più pericoloso del lupo. Adesso questo forse questa valutazione va data più ad un tecnico che a un cacciatore o un rappresentante dei cacciatori, però certamente degli avvistamenti ce ne sono stati, quindi bisogna stare attenti a dare tutte le responsabilità facilmente alla cosa che fa più parlare di sé, che è la presenza del lupo. È fondamentale questo progetto proprio per sfatare anche il mito di questo lupo così devastante. In realtà bisogna sapere prima di che cosa stiamo parlando, poi eventualmente chi di dovere farà le sue conclusioni.
Bene, al termine di questa escursione, durante la quale abbiamo cercato di spiegare come si svolge il lavoro di voi volontari, cosa possiamo aggiungere per avere anche l'aiuto di cittadini, ma anche dei cacciatori che poi si avventurano in queste lande, se così vogliamo chiamarle? Sicuramente abbiamo già avuto l'appoggio da parte del gruppo Cacciatori di Castel del Rio, che collaboreranno con noi, oltre ad averci regalato due videotrappole. Hanno detto che alcuni di loro sono proprio interessati a partecipare al monitoraggio, e questo ci fa molto piacere, perché ci vuole tanto tempo a venire a raccogliere le schedine, cambiare le schedine, cambiare pile, batterie, e soprattutto dopo a guardare i video, perché in una settimana è capace che una videotrappola produce più di 200 video, quindi sono tutti da controllare uno per uno. Quindi abbiamo sicuramente bisogno del supporto di qualcuno in più che ci dia una mano a fare questo lavoro. Noi sul territorio ci muoviamo bene, agilmente, con i nostri mezzi, anche le moto le utilizziamo molto per venire a fare queste escursioni, per cambiare le schedine, e chiunque volesse dare una mano a seguire queste videotrappole, che ricordo e aggiungo a quello che è stato detto da Marco, che sono tutte videotrappole geolocalizzate, quindi sappiamo benissimo, vediamo sul computer dove sono posizionate, perché inviano un segnale GPS di continuo. E chi ci volesse dare una mano può cercare di me, io sono il farmacista di Fontanelli, ce lascio anche molto volentieri il mio numero di cellulare per chi se lo vuole segnare, è 335-6497-007, io mi chiamo Alessandro di Fontanelli. Grazie a tutti.